Salve! Siamo collegati in diretta dal campeggio di Wawanaqua, che si trova nei dintorni di Muskoka, nell'Ontario. Qui è il vostro Chris McLean, al timone del reality show più caldo del palinsesto televisivo del momento! Questa è la dinamica. 22 campeggiatori hanno accettato di passare 8 settimane in questo vecchio e scadente campo estivo. Si affronteranno in una serie di pesanti sfide per poi essere giudicati dai loro stessi compagni d'avventura. Ogni 3 giorni una delle due squadre vincerà una ricompensa, mentre un membro della squadra avversaria camminerà sul molo della vergogna. Salirà a bordo della barca del perdente e lascerà a tutto reality l'isola per sempre. Il loro destino si deciderà qui, durante la vincente cerimonia del fuoco, dove ogni settimana tutti i campeggiatori, tranne uno, mangeranno un marshmallow. Alla fine resterà un solo concorrente che riceverà in premio una notorietà da rotocalco e una piccola fortuna che, diciamocelo, svanirà in una settimana. Per sopravvivere dovranno combattere contro mosche nere, orsi grizzly, disgustoso cibo da campeggio. Presenta. E tra di loro. Ogni momento verrà catturato da una delle centinaia di telecamere situate in tutto il campeggio. Chi crollerà sotto il peso della pressione? Potrete scoprirlo qui, adesso. A tutto reality l'isola! Mamma e papà, sto bene ormai, qui non mi annoio mai. La mia strada era piena a metà, ma ora quel momento arriverà. I wanna be famous. C'è la vittoria sulla mia via, fate i bagagli perché è già mia. Tutto arriverà, niente svanirà, ed è già storia. I wanna be famous. A tutto reality l'isola! Molto bene! È ora di conoscere i primi 11 campeggiatori. Loro sono convinti che alloggeranno in un resort a 5 stelle, quindi se li vedrete un po' giù di tono, probabilmente è per questo. Beth! Come va? Ah! È pazzesco conoscerti! Wow! Sei molto, ma molto più basso dal vivo! Ti ringrazio. DJ! Bella, Chris McLean, come ti butta? Sei sicuro che è questo il posto? Dov'è l'idromassaggio? Bella, zio, sì, è questo! Campeggio Wawanaqua! Sembrava tutto diverso sul modulo di partecipazione. Ciao, Gwen! Intendi dire che staremo qui? No, voi starete qui! Io sto in un camper con aria condizionata da quella parte! Non ho firmato per questa cosa! Invece lo hai fatto! Sai qual è la cosa bella degli avvocati? Fanno un sacco di fotocopie! Io qui non ci resto! Bene! Spero che tu sappia nuotare, perché la tua barca è appena partita! E adesso? Chris McLean! Come va, amico? Che onore conoscerti, amico. Grande Jeff! Benvenuto sull'isola, amico. Grazie, amico. Se dicono amico un'altra volta, giuro che vomito. Ragazzi, questa è Lindsay. Niente male, eh? Ciao. Ok, mi sembra di averti già visto. Sono Chris McLean. Conduco il programma? Oh, ecco dove ti avevo visto! Sì! Ether! Ciao! A quanto pare saremo i tuoi nuovi amici per le prossime 8 settimane!
Duncan! Ciao! Detesto le sorprese. Sì, il tuo agente di sorveglianza mi ha avvisato, amico. Mi ha anche detto di fargli un fischio alla bisogna, così ti rispediscono al riformatorio. Sì, va bene. Ci si vede dopo al bivacco, bellezza? Te lo scordi, lombrico? Telefono ai miei, non potete costringermi a restare. Signore e signori, Tyler! Oh, le mie scarpe nuove! Che botto micidiale, amico! Benvenuto al campeggio, Harold. Ma che diavolo guarda? Vuoi dire che il programma si fa in uno schifoso campo estivo e non in un mega studio roba così? Indovinato? Sì! Ciò significa che è molto più nelle mie corde. Il concorrente numero 9 è Trent. Ciao, piacere di conoscerti, amico. Ti ho visto in quello show sui pattini. Ottimo lavoro. Ehi, grazie, amico. Lo sapevo che spaccava. Sì, io l'ho visto. Uno dei concorrenti ha fatto dare una testata alla partner e così hanno avuto l'immunità. Che fortuna. Spero di dare una testata pure io. Anch'io. Allora, è tutto qui. Però, andiamo bene. Ciao, come va? Benissimo! La nostra bella surfista Bridget è dei nostri! Bella tavola! Non siamo mica a Malibu! Credevo di stare su una spiaggia! E infatti! Grande! Benissimo! E ora... Ehi! Cavolo! Che male! Ciao, ragazzi! Ciao! Io sono Jeff! Come va? Ehi! Attenta alla tavola, cavolo! Ciao! Sono Beth! Ok, abbiamo conosciuto la surfista. Ora possiamo andare avanti? Che ti sei persa il doppio cappuccino macchiato stamattina? Al diavolo! Il nostro prossimo campeggiatore è Noah! Ti hanno dato il memo delle allergie che minacciano la mia vita? Qualcuno me l'avrà dato! Bene, è qui che dobbiamo stare? No, è casa di tua madre e ora facciamo una festa. Belli quei piercing originali, te li fai da solo? Se ne vuoi uno per caso? No, grazie, mi ridai il labbro, per favore. Grazie. Ciao ragazzi, Leshan è qui con voi. Ciao amore, come va, come va, come butta? Andate pure via, vi risparmio la fatica, perché tanto vinco io. Come stai, fratello? Dammi un bacetto, tesoro! Non ho mai visto una ragazza come te nella vita reale. Che cosa hai detto? Sei proprio grossa e chiassosa. Ti dispiace ripetere? No, non ci credo. Non hai capito bene. Ti faccio vedere io quanto sono grossa. Ah sì? Ne vuoi un po'? Vienitelo a prendere! Basta, campeggiatori! Adesso calmatevi! Signore, Sedi, Katie, benvenute nella vostra casa per 8 settimane. Oh mio Dio, Sedi, guarda, è un campo estivo. Sì, io ho sempre sognato il campo estivo. Ezekiel, come va, amico? Credo di aver visto un uccello. Ok, senti ragazzo, lo so che non esci molto. Hai sempre studiato da privatista, sei cresciuto con la gente della prateria. Dai retta a me, parla poco e non farti sbattere fuori troppo presto, ok? Sì, signore. Questo è proprio... wow. Cody! Grande Cody! Master Cody! Forte, un mito essere qui, Chris. Vedo che le signore sono già arrivate. Che fate? Da
Taci, poppante! Eva! Bene! Ce l'hai fatta? Ai! Ma che c'è là dentro? Manubri? Sì. È tutta tua, amico. Yuhuu! Chris, ma non ci credo! È così assurdo! Yuhuu! Owen, benvenuto! È assurdo essere qui, amico! Sì! Cavolo, è veramente troppo... Assurdo? Sì! Assurdo! Non mi dire tu sei in squadra con me! Oddio, spero proprio di no! Pensi di aver finito? Scusa, amico, è che sto in palla! Bene, ed ecco che arriva Courtney! Grazie! Ciao, dovete essere gli altri concorrenti, è un vero piacere conoscervi! Come ti butta? Io sono Owen! Piacere mio! Wow! Lui è Justin. Benvenuto a Tutto Reality l'isola. Grazie, Chris, è fantastico. Giusto perché tu lo sappia, ti abbiamo scelto solo per il tuo aspetto fisico. Me ne farò una ragione. Che bei pantaloni! Grazie, amico. Mi piacciono perché sono tutti consumati. Li hai comprati così? No, è che ce li ho da un bel po'. Oh, forte! Che stupido! Ragazzi, ecco a voi Easy! Ciao, Chris! Ci picchia che botta! Accidenti! Si è fatta male sul serio! È stato... bellissimo! Peccato che ha sbattuto il mento! Ma è un campo estivo! Troppo fico! Qua c'è la cartopista! A che ora si pranza? Questa è una bella domanda! Le prime cose per prime! Dobbiamo fare la foto di gruppo per il promo! Tutti da questo lato del molo! Ok! Uno, due, tre! Ops! Ok, avevo dimenticato il tappo. Bene, non vi muovete! Uno, due... Oh! Accidenti! La memoria è piena! Un attimo! Dai, però, mi si paralizza la faccia! Fatto! Ok! Dite tutti... Wawanakwa! Wawanakwa! Ok, ragazzi, asciugatevi e raggiungetemi al bivacco fra 10 minuti. Questo è il campeggio Wawanakwa, la vostra casa per le prossime 8 settimane. I campeggiatori seduti accanto a voi saranno vostri compagni di stanza, i vostri avversari e forse addirittura i vostri amici. Mi spiego? Quindi ascoltatemi bene. Il campeggiatore che resterà più a lungo sull'isola senza farsi eliminare vincerà ben $100,000! Scusa, come ci sistemiamo per dormire? Perché io vorrei tanto avere una cuccetta sotto la sua. Non ci sono casette miste? No! Le ragazze si prendono una parte di casette e i ragazzi la parte restante. Scusami, Kyle, posso avere una casetta con vista lago visto che sono la più carina? È vero, lo sei, ma qui non funziona così e comunque mi chiamo Chris. Se non sto in casetta con Sadie, io muoio. E a me verrà un attacco di orticaria, lo giuro. No, no e no, non può essere vero. Oh, e dai ragazzi, ci divertiremo. È come un mega pigiama party. Almeno non devi dormire accanto a lui, ti pare? Le regole del gioco. Sarete divisi in due squadre. Quando chiamerò il vostro nome, fate un passo avanti. Gwen. Trent. Ethan. Cody. Lindsay. Beth. Katie. Owen. Leshana. Justin. E... Noah. Da questo momento in poi fate ufficialmente parte delle marmotte urlanti! Yeah!
Sì! Sono una marmotta! Wow! Aspetta! E perché Sandy non c'è? Il resto del gruppo di qua. Jeff. Bridget. DJ. Tyler. Sadie. Easy. Courtney. Ezekiel. Duncan. Eva e Harold. Vai, 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 vai! Ma Katie è una marmotta! Anch'io devo essere una marmotta! Ti chiami Sadie? Coraggio, andrà tutto bene. È veramente ingiusto! Mi manchi, Katie! Mi manchi anche tu! Ragazzi, voi siete ufficialmente... le carpe assassine! È pazzesco! È troppo... esagerato! Allora, campeggiatori, sarete sempre sotto l'occhio delle telecamere in tutti gli spazi in comune nel corso di questa gara. Avrete l'opportunità di esprimere le vostre emozioni più profonde nel confessionale in qualunque momento, per far sapere al pubblico a casa quello che pensate veramente o per levarvi qualche sassolino dalla scarpa. Che dire, finora è uno schifo. Non capisco, dov'è il cameraman? Ciao ragazzi, aprite le orecchie. Ho una cosa molto importante da dire a tutti voi. Allora, ci sono domande? Ottimo, andiamo a vedere le casette ora. Marmotte, voi dormite nella parte est. Le carpe a ovest. Letti a castello. Non fa un po' troppo campo estivo? L'idea è questa, genio. Taci, darchettona. Tu sei troppo avanti. Guarda che lo penso. Non dovresti stare nella zona maschi? Dove sono le prese? Devo attaccare la piastra per i capelli. Ce n'è sicuramente qualcuna nei bagni in comune. Da quella parte, cara. Bagni in comunione? Ma io non sono cattolica. Non in comunione, in comune. Si fa tutti la doccia insieme, idiota. Meno male che siamo in una casetta per soli uomini. Capite che intendo? Volevo dire, no, ma che avete capito? A me piacciono le donne. Ma non mi va di dormirci insieme. Nel senso... Scusa, Chris. C'è una sorta di capogruppo in questa struttura? Avete tutti compiuto 16 anni. L'età richiesta ai tirocinanti animatori nei campi estivi. Quindi, a parte me, non c'è nessuna sorveglianza. Vi do mezz'ora per disfare i bagagli. Appuntamento nel padiglione centrale. A partire da ora. Bello! Senti come strilla la mozzarella. Che cos'è? Schiacciatelo! Schiacciatelo! Quello era il mio letto. Così si ammazzano gli scarafaggi. Pazzesco! Se ti capita di vederne un altro, chiamami, ok? Perché sai com'è, lo faccio secco. Alle donne piacciono i gaggi. Tunatevi le orecchie! Vi servo tre volte al giorno! E qui si mangia tre volte al giorno! Vassoi alla mano, prendete il vitto e posate le chiappe sui banchetti! Mi scusi, assumeremo cibi appartenenti a tutti i gruppi alimentari! Sì, io ho gravi crisi ipoglicemiche se non assumo abbastanza zucchero. Altro che crisi ti viene, se non chiudi quella boccaccia! Ha infartato. Che cosa hai detto? Vieni più vicino, grassone. Credo di non aver sentito bene. In realtà non ho detto niente di importante. Ne sono sicuro. Ehi tu, scrocchiazeppi, dammi quel piatto. Ciao, come va? Allora le cose stanno così, eh? Mamma!
Mi scusi? Il mio nutrizionista dice che non dovrei assumere zucchero bianco, farina bianca e latticini. Non credo che sia questo il problema. Bene. Ok, odio essere prevedibile e lamentarmi dal primo giorno, ma il mio panino si è appena mosso. Giusto. Va bene così. Benvenuti nel padiglione centrale. Ciao, fratello. Possiamo ordinare la pizza? Wow, bel colpo, chef! La sbobba marrone è ottima! Vero, ragazzi? La vostra prima sfida inizia tra un'ora. Secondo te che cosa ci faranno fare? È la nostra prima sfida, e che sarà mai? Oh, merda! Nella prossima puntata di A Tutto Reality, l'isola. La vostra prima missione è buttarvi nel lago da una scogliera alta 300 metri. Quando lo guardo penso fra me e me, no, è impossibile. Non ce la farà mai. Veramente ho pensato, se si tuffa da qui, ci resta secco. Sento che morirò. Morirò, accidentaccio!